Paliani gira in avanti, De Luca Riaudo, alla meglio De Luca che riesce ad appoggiare a Martigno, quindi Brienza prova a scappare via, Brienza si ferma, apre a sinistra da Daprelà, buono il controllo ma San Marco ha capito tutto, ripartiamo noi con Dionisi, l'appoggio ancora a destra per San Marco che arriva per primo sul pallone, ancora in avanti per Dionisi che è già in area, ancora Dionisi con il destro, sempre lui, solo lui, Federico Dionisi sotto la Nord, Frosinone 1, Bari 0, il quarto gol in campionato di Federico Dionisi. Cari amici, eccoci insieme come ogni settimana con il nostro appuntamento con le vostre radio telecronache e vi invito come sempre anche a inviarmi il vostro materiale, la mail la conoscete, massimocaputi@dmtc.it, iscrivetevi alla newsletter, ci saranno novità, ci saranno cose che faremo insieme, io intanto ricevo appunto il vostro materiale e provo ad accontentare tutti quanti, se ci fossero domande, se ci fossero richieste particolari, potete tranquillamente scrivere. Questa settimana prendo in esame la telecronaca di Angelo Battisti che mi ha mandato un pezzo della sua telecronaca di una partita del campionato di Serie B tra Frosinone e Bari. Allora, sicuramente si vede che c'è dell'esperienza, c'è la conoscenza soprattutto della squadra del Frosinone, il pezzo di partita non è molto lungo, quindi non è che ho avuto modo di approfondire la conoscenza da parte di Angelo, però si vede che c'è la padronanza e mi è piaciuta anche l'enfasi e il tono del gol, il gol che ha realizzato il Frosinone. Però anche ad Angelo devo ripetere quello che dico spesso, forse quasi annoia, ma visto che siamo qui per imparare, per migliorarci, io devo battere su questo tasto. Attenzione, la telecronaca non è la radiocronaca. Impariamo a sfruttare gli eventuali vuoti, partiamo da un presupposto, non dobbiamo avere l'ansia di non coprire le immagini, quindi me lo sono proprio segnato, è inutile dire che Brienza si ferma, stoppa il pallone e apre sulla sinistra, perché lo sto vedendo, quindi c'è bisogno d'altro. Casomai si poteva nel caso specifico dire buono il controllo di Brienza che cerca di aprire la manovra della sua squadra. Ecco, è diverso, è profondamente diverso. Mi auguro come sempre che questi consigli possano esservi utili, non solo ad Angelo ma a tutti quanti voi e vi do appuntamento alla prossima settimana.